Riepilogando, il risultato della solidificazione di una chiesa secondo il diagramma metastabile è quindi una struttura che sarà rispettivamente austenite primaria più le debolite oppure cementite primaria più le debolite, a seconda che la chiesa bianca che sta solidificando sia ipotettica, eutettica o iperotettica. Gli schemi relativi alle microstrutture li vediamo a sinistra con l'austenite primaria eutettica immersa in una matrice debolitica, o a destra con le lamelle di cementite primarie immerse in una matrice debolitica. Qui vediamo ciò che si può effettivamente osservare con delle micrografie, e appunto vediamo per esempio qua a sinistra le strutture dendritiche, qua a destra la parte relativa alla formazione di cementite primaria con le lamellone, di cui abbiamo detto. Nel caso in cui abbiamo a che fare con la solidificazione di una chiesa secondo il diagramma stabile, le differenze principali riguardano i casi in cui la chiesa sia iperotettica, cioè i casi in cui la fase ricca in carbonio che viene a formarsi durante la solidificazione sia grafite. In questo caso la discussione è molto semplice: partiamo, prendiamo questa discesa con una chiesa binaria 5 punto qualche cosa per cento di carbonio, raffreddiamo, a un certo punto intersecheremo la nostra curva di liquidus corrispondente alla formazione di prime particelle, parlare di grani forse è sbagliato, le prime particelle di grafite primaria. Raffreddando, vediamo nel primo riquadro in alto a destra la formazione delle prime particelle di grafite con un liquido che si arricchisce man mano che si abbassa la temperatura in carbonio. Abbassando la temperatura aumenterà la frazione volumetrica di grafite, finché in corrispondenza della temperatura eutettica otteniamo, quindi diciamo un grado sopra, avremo a che fare con particelle di grafite primaria che sarà al 100% di grafite, immerse in un liquido di composizione pressoché eutettica. È quello che vediamo nel secondo schema, nella sequenza di tre che vediamo qui sulla destra. Alla temperatura eutettica, il liquido che viene a formarsi, che viene a solidificarsi, formerà contemporaneamente austenite e grafite. Non è la debolite, perché la debolite è questo costituente formato da austenite e cementite. Formerà contemporaneamente austenite e grafite, e il risultato al termine saranno delle lamelle o delle particelle di grafite immerse in una matrice austenitica. Anche qui in questo caso per il momento ci fermiamo a una temperatura leggermente al di sotto della temperatura eutettica. Con le due micrografie che vedete in basso osserviamo due tipologie differenti di grafite. Si ottengono due tipologie differenti sostanzialmente in base alla composizione chimica, come impareremo un po' più avanti nel corso. A sinistra queste particelle rotondeggianti che vediamo qui sono particelle di grafite sferoidale. Sono talmente importanti da dare un nome all'intera categoria di ghise, che sono appunto le ghise sferoidali, che hanno delle capacità di supportazione non solo di sollecitazione statica ma anche di sollecitazione dinamica molto importante. Ci si fanno alberi motore per intenderci con queste ghise. A destra invece queste lamelle più grossolane che vediamo qui sono appunto lamelle di grafite. Si tratta di una ghisa nettamente più povera dal punto di vista sia della composizione chimica che del comportamento meccanico. Con questo tipo di ghisa potete farci lombini per fogna, potete farci lampioni artistici, potete farci quelle panchine che si vendono nei supermercati. Ci fate materiale piuttosto povero, che non è sollecitato mai dinamicamente, che non è sollecitato a fatica, che resiste a un carico statico in maniera abbastanza decente. Se torniamo sul nostro diagramma, per esempio questo, ma forse ancora meglio quello precedente con la cementite, abbiamo quindi raccontato quello che otteniamo al termine della solidificazione di una ghisa, cioè di una lega ferrocarbonio binaria che nel diagramma ferrocarbonio ha un valore superiore alla concentrazione del carbonio nella nostra austenite. Che succede se invece siamo a sinistra, cioè per tono inferiore, se siamo nel campo degli acciai? Ma discutendo un diagramma semplificato non c'è molto da raccontare di fondo. Qualunque sia la concentrazione di carbonio nell'intervallo relativo all'esistenza degli acciai, noi avremo che
la curva di raffreddamento, vi ripeto nel diagramma semplificato, intersecherà la curva di liquidus, si formeranno dei grani di austenite primaria, man mano che abbasso la temperatura aumenterà la frazione volumetrica di austenite, diminuirà la frazione volumetrica di liquido, aumenterà il tenore di carbonio nella nostra austenite, aumenterà il tenore di carbonio nel nostro liquido, finché alla temperatura di intersezione tra la verticale rappresentativa della nostra lega, del nostro acciaio, e la curva di solidus, le ultime gocce di liquido che avranno una concentrazione che sarà quella conseguente alla regola dell'orizzontale si andranno a solidificare, e al termine, se abbiamo raffreddato molto lentamente, avremo un solido completamente austenitico con la concentrazione esattamente pari a quella di partenza della nostra lega. Quindi se eravamo all'1%, al termine sarà una lega ferro-carbonio con 1% di carbonio. Attenzione, tutto carbonio in soluzione solida interstiziale nell'austenite. Quindi in realtà, secondo il diagramma ferro-carbonio semplificato, qualunque sia il tenore di carbonio nel campo degli acciai, al termine della solidificazione abbiamo tutta austenite. In realtà, non ve lo prendo il diagramma, ma insomma, anche se considerassimo il diagramma reale, quello con la trasformazione peritettica in alto a sinistra, in realtà superata la trasformazione peritettica, anche là, alla fine della solidificazione c'è tutto quanto austenite, quindi in realtà non cambierebbe molto anche col diagramma reale. Però diciamo che col semplificato questo è molto più evidente. Quindi insomma, riepilogando ancora una volta, nel caso di una lega binaria ferro-carbonio, a prescindere dal tenore di carbonio, le fasi e i costruenti strutturali che otteniamo variano con la concentrazione del carbonio. Se siamo a sinistra della massima solubilità del carbonio all'interno dell'austenite, cioè se siamo nel campo degli acciai, qualunque sia il tenore di carbonio, al termine della solidificazione otteniamo tutta austenite. Se siamo nel caso delle leghe binarie ferro-carbonio al di sopra della concentrazione di carbonio tipica degli acciai, quindi campo delle ghise, avremo come fasi sempre austenite e cementite, nel caso di una ghisa bianca, cioè cementitica. Come costruenti strutturali differenti, cioè ghisa ipotettica, austenite e cementite a formare le deburite, più austenite primaria, ghisa eutettica, le deburite, ghisa ipotettica, cementite primaria e le deburite. Se stiamo parlando invece di una ghisa che solidifica secondo il diagramma stabile, la parte più importante è quella relativa alle ghise iperotettiche, dove avremo a che fare con grafite tipicamente lamellare, a meno che non giochiamo con la composizione chimica e otteniamo grafite sotto altra forma, immersa in una matrice di austenite. Questa è la situazione che noi abbiamo al termine di una solidificazione di una lega binaria ferro-carbonio. Che succede se, come normale, dobbiamo scendere dalla temperatura di solidificazione fino alla temperatura ambiente? Cominciamo a discutere un po' gli acciai, che forse è la parte più semplice da discutere, ma che poi ci permette di introdurre abbastanza facilmente le trasformazioni che avvengono all'interno delle ghise. Negli acciai, se vi ricordate, nella classificazione che abbiamo fatto secondo il nostro diagramma di fase ferro-carbonio, se vi ricordate, distinguevamo fra acciai ipotettoidici, eutettoidici o iperotettoidici, a seconda che il loro tenore di carbonio nel diagramma binario fosse a sinistra, sovrapposto a destra, al tenore di eutettoide 0,77, 0,8%, mi basta, ma avanti se lo mettete, insomma, alla fine, cambiando testo, trovate anche valori anche leggermente diversi, quindi non mi offendo se mettete 0,8. 0,77 è più corretto, potete trovare anche 0,81, cambia leggermente da testo a testo. Bene, qualunque sia il tenore di carbonio che noi abbiamo sopra nel campo austenitico, abbiamo tutta austenite. Vediamo che succede raffreddando. Il primo caso è quello relativo alla concentrazione eutettoidica. Noi siamo in campo dopo solidificazione di completa austenite. Questo è un campo monofasico bivariante, applicate un po' la regola delle fasi e controllate. Posso scendere di temperatura e non succede niente. In realtà qualcosa può anche succedere se scendiamo molto molto lentamente, per esempio possiamo avere degli ingrossamenti di grani, ma dal punto di vista delle fasi e dei costruenti strutturali non succede assolutamente nulla, finché non raggiungiamo la temperatura che ho detto idica.
alla temperatura diottoidica ci troviamo a essere di nuovo zero varianti, perché abbiamo la compresenza di austenite che sta iniziando a trasformarsi e di due fasi che si vengono a formare contemporaneamente. Leggendo il diagramma ferro-carbonio, a sinistra abbiamo la ferrite, a destra abbiamo la cementite. Queste due fasi si vengono a formare tipicamente formando delle lamelle alternate secondo il meccanismo che vediamo qui a destra, ovvero praticamente nucleando nei punti che dal punto di vista della composizione sono più agevolati, il carbonio andrà da dove ce ne sta di meno a dove ce ne sta di più. Attenzione, non è banale questo, perché normalmente noi sappiamo la diffusione funziona da dove ce ne sta di più a dove ce ne sta di meno. Le aree che si impoveriranno in carbonio sono quelle che sostanzialmente vedono il carbonio praticamente nullo, le aree più ricche in carbonio formeranno cementite. Quindi in realtà durante la trasformazione deuteroidica la nostra austenite tenderà a formare quelle che si chiamano colonie di perlite. Attenzione, a volte si dice anche grani, ma in realtà è scorretto, perché qui in realtà dalla definizione di grano che abbiamo dato la singola lamella è un grano. Se vi ricordate, il grano era quella regione del spazio caratterizzata dalle medesime variabili intensive che erano composizione chimica, che erano densità, che erano reticolo cristallino. Però a volte si parlerà di grano di perlite, anche se più correttamente si dovrebbe parlare di colonia di perlite. E quindi praticamente io, raffreddando ulteriormente, vedrò nascere queste colonie di perlite con l'austenite per via via consumata, tutto questo a temperatura costante, fino a che tutta l'austenite non sarà trasformata in queste aree caratterizzate da lamelle alternate di ferrite e cementite. Caratterizzate quindi da una disomogeneità, per esempio, del carbonio particolarmente importante. La ferrite praticamente non ha carbonio, la cementite ha il 6,67% di carbonio, è un atomo su 4 è carbonio, d'accordo? 6,67 dal punto di vista del peso, dal punto di vista della frazione atomica è circa il 25%. Ma vediamo per esempio una micrografia come sono costituite queste lamelle di perlite, appunto. Non vi immaginate un impacchettamento perfetto, eccetera, sono mescolate fra loro, d'accordo? Quindi non è che sono assolutamente in serie come se fossero dei wafer, d'accordo? Sono tutte mescolate fra loro, ma ci sono delle zone caratterizzate appunto da questa struttura lamellare abbastanza evidente. Poi in realtà quanto è evidente dipenderà effettivamente, quando faremo un po' di cinetica, dipenderà dalla velocità con cui ho effettivamente raffreddato. Nel senso che se ho raffreddato molto 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 lentamente, lo spazio delta maiuscolo, chiamato spazio interlamellare, sarà abbastanza grande. Se ho raffreddato più rapidamente, vedremo che tenderemo a restringere questo spazio e ho addirittura a ottenere dei nuovi costituenti strutturali, vedremo più avanti, trostite, bainite, eccetera. Quello che è importante dire dal punto di vista della morfologia, che mentre, se vogliamo applicare la legge di Hall Patch, vi ricordate quella legge che ci legava il diametro del nostro grano con l'R con S? Nel caso dei grani di ferrite è la dimensione media del grano il parametro che va considerato dalla legge di Hall Patch. Nel caso della perlite, il parametro morfologico importante per definire l'influenza della morfologia sulla resistenza a trazione sarà la distanza interlamellare, cioè quanto distano le lamelle fra loro. Più sono fitte, più sono ravvicinate, più lo snervamento sarà elevato. Qui qualche dettaglio lo leggiamo insieme, relativo alla definizione del risultato di un raffreddamento della lega eutettoidica al di sotto della temperatura H1, o meglio forse anche dire AR1. La perlite è un aggregato eutettoidico ottenuto mediante la trasformazione isotermica della austenite. È una definizione che va bene nel caso di diagramma di fase. Quando faremo i diagrammi cinetici vedremo che questa definizione non è assolutamente corretta, ma comunque per un commento di un diagramma di fase può andare bene. Le frazioni volumetriche in peso, scusatemi, di cementite e di austenite sono date alla banale regola della leva applicata al nostro diagramma di fase, quindi sono l'11% in cementite e l'89% in ferrite. L'aggregato è solitamente lamellare, ma scopriremo più avanti che gli aggregati di ferrite e cementite possono avere anche altre forme e non necessariamente lamellari.
Normalmente la cementite, la fase nucleante, cioè quella che va ad attirare il carbonio in modo tale da formare più cementite e da impoverire lateralmente la lamella di cementite, le due aree circostanti faranno quindi lateralmente due lamelle di ferrite, e il parametro morfologico più importante è la distanza interlamellare delta maiuscolo, quella che ci governa il valore di R con S macroscopico, e poi quella a voi come allievi ingegneri meccanici industriali in ambito meccanico che vi più interessa. Quanto più delta è piccolo, tanto più R con S è elevato. Qua vediamo in questo caso quello che succede. Vedete, cresce, queste sono lamelle alternate di rosse e gialle, fino al consumo completo della nostra austenite, formando interamente ferrite. Che succede se siamo ipotettoidici oppure iperotettoidici? Vediamo subito il caso dell'ipotettoidico. Per quanto riguarda l'acciaio ipotettoidico, la situazione è leggermente diversa. Perché? Perché praticamente raffreddando una lega, per esempio in questo caso a sinistra, il diagramma a sinistra 0,4% di carbonio, partendo dalla nostra lega tutta ben solidificata, quindi completa austenitica, raffreddiamo, nell'ambito del campo austenitico non succede nulla. Quando arriviamo all'intersezione qui indicata con B, abbiamo la nucleazione dei primi grani di ferrite, detta anche in questo caso ferrite pro-eutettoidica, cioè che si forma prima dell'eutettoide. Andando a raffreddare nel campo compreso fra A con 3, questa linea qui, e A con 1, questa linea qui, succederanno le cose che noi già sappiamo. Entro dentro, cominciano a formarsi i primi grani, normalmente a bordo grano, di ferrite. Man mano che raffreddo avrò un leggerissimo aumento di concentrazione di carbonio nella ferrite che si sta formando. Un aumento di carbonio nell'austenite che si sta trasformando, un aumento della frazione volumetrica di ferrite, una diminuzione di frazione volumetrica di austenite. Tutto questo finché non arrivo al punto C, dove la situazione è quella che vediamo qui, ovvero parte dell'austenite si è trasformata in ferrite pro-eutettoidica di concentrazione pari sostanzialmente allo 0,02% di carbonio, e la parte rimanente, questi grani qua, corrispondono a un tenore di carbonio pari all'eutettoide, praticamente pari all'eutettoide. Raffreddando ulteriormente alla ferrite pro-eutettoidica che si è già trasformata, non succede più niente, all'austenite che ha una concentrazione di carbonio pari all'eutettoide, cosa succede? Si trasformerà formando ferrite. Il risultato lo vediamo qui sotto. Nel punto, nel quarto cerchio in basso, dove vediamo appunto grani di ferrite pro-eutettoidica abbastanza grossi, tra l'altro, con delle aree più o meno estese di ferrite. Perché dico più o meno estese? Perché chiaramente quanto più sarò verso sinistra, quanto più sarò verso destra, sempre a sinistra del nostro valore di eutettoide, cambierò la frazione volumetrica di austenite, di ferrite pro-eutettoidica che viene a formarsi. Se sono molto vicino all'eutettoide, la quantità di grani di ferrite che si vengono a formare sarà molto bassa. Se sono molto più vicino alla ferrite, formerò molta più ferrite pro-eutettoidica. Ok? Il risultato lo vediamo qua. Questa è una micrografia, questo è uno schema in alto a destra, in basso a destra è una micrografia vera e propria. Le parti bianche sono ferrite pro-eutettoidica e le parti grigiastre sono perlite. In realtà in questa zona centrale vediamo proprio una perlite ben strutturata con lamelle alternate bianche e nere. Le altre non le vediamo molto più chiaramente, un po' per problemi di risoluzione, un po' perché non necessariamente riusciamo a vederle bene, dipende un po' dall'attacco, dipende da quanto sono fitte queste lamelle, e se sono troppo fitte addirittura non riusciamo a distinguerle al microscopio ottico, potrebbe essere necessario un microscopio di elettronica a scansione per poterlo osservare. Quindi acciaio ipotettoidico, qui in realtà in alto, nel caso del raffreddamento di un acciaio ipotettoidico,
avremo quindi una frazione di ferrite protettoidica, questa bianca nella micrografia in basso a destra, con una certa frazione di perlite che verrà a formarsi quando la nostra austenite raggiungerà il valore dello 0,77% durante il processo di raffreddamento. Quindi vediamo in questo video il processo di cui abbiamo appena raccontato, formazione dei primi grani di ferrite tipicamente a bordo grano, che man mano aumenta in frazione volumetrica, qualcuno si nuclea anche dentro il grano, attenzione, non necessariamente scudente a bordo grano, arrivata la temperatura protettoidica, la austenite che non si è trasformata diventerà ferrite. Ok? Dopodiché raffreddando ulteriormente succederanno delle altre cose, ma le vediamo dopo. Qui vediamo l'applicazione della regola della leva applicata all'intervallo fra la massima solubilità del carbonio nella ferrite e il tenore protettoidico, perché posso applicare la regola della leva anche sui costanti strutturali e posso calcolarmi le frazioni numeriche di perlite che ottengo spostandomi lungo questo intervallo, e vedete man mano che mi sposto verso destra aumenta la frazione numerica di perlite. Un metodo molto semplice per poter caratterizzare quantitativamente la quantità di carbonio che ho basandomi solo su un'analisi metallografica del nostro acciaio. Che succede se abbiamo a che fare con un acciaio iperprotettoidico, cioè un acciaio che ha un tenore di carbonio superiore allo 0,77%, ma attenzione, inferiore chiaramente alla massima solubilità del carbonio nell'austenite, se no diventerebbe una ghisa. In questo caso, punto A, noi ci troviamo in una zona monofasica bivariante. Raffreddando non succede nulla, finché non interseco la curva che, se ricordate, a suo tempo abbiamo battezzato ACM. Quella è la curva che ci caratterizza la massima solubilità del carbonio all'interno dell'austenite. Intersecandola entriamo in una zona bifasica monovariante di compresenza di austenite e di cementite, praticamente raggiungendo un limite di solubilità. Il carbonio contenuto all'interno dei grani di austenite viene espulso da questi grani di austenite e va a formare ciò che può formare, cioè cementite. E tipicamente questa cementite va a formarsi proprio sulla parte esterna dei grani di austenite, perché è un carbonio espulso dal nostro grano di austenite. Quindi, raffreddando sotto la curva ACM, noi andremo ad aumentare la frazione volumetrica di cementite che si localizzerà sui bordi grano, andremo a diminuire la frazione volumetrica di austenite finché l'austenite non raggiungerà la concentrazione protettoidica. Quindi un grado al di sopra della concentrazione protettoidica, la nostra situazione sarà data da cementite protettoidica, detta anche secondaria, in compresenza, situata a bordo grano dell'austenite, in compresenza di austenite che ancora non si è trasformata. Continuando a raffreddare, arriviamo alla temperatura protettoidica, dove la temperatura smette di abbassarsi. Perché? Perché ci troviamo in condizioni zero varianti per quanto riguarda l'austenite. Ovvero, l'austenite che non si è ancora trasformata in questo raffreddamento, in questo intervallo qua, si trasformerà tutta quanta formando ferrite più cementite, cioè perlite. Quindi in realtà noi abbiamo, nel caso di un acciaio iperprotettoidico, la formazione durante il raffreddamento al di sotto di ACM di una certa frazione volumetrica di cementite secondaria sotto forma di questa specie di guscio più o meno continuo, dipenderà da quanta se ne forma, intorno ai grani d'austenite. E in corrispondenza della temperatura protettoidica, l'austenite che non si è trasformata precedentemente diventerà ferrite. Quindi, in corrispondenza del punto D, cioè sotto la temperatura protettoidica, avremo vera, come realistico, questo schema che vediamo qui, e cioè queste linee più o meno continue, una linea più o meno spesse, dipende da quanta cementite si forma, di cementite secondaria immerse in una matrice sostanzialmente di perlite. Notate quindi che noi abbiamo già incontrato a questo punto una cementite primaria, quella sotto forma di lamellone, grossolane, nel caso della solidificazione di una ghisa iperotettica, bianca o cementitica. Abbiamo incontrato già la cementite che è all'interno della rete pulite,
che è quella matrice dentro la quale poi vanno a precipitare le particelle di austenite, nel caso appunto di una tisa che abbia un passaggio attraverso l'autentico. E qui vediamo la cementina secondaria che viene a formarsi sotto forma di questo guscio, vediamo qui questa micrografia in basso a destra, questo guscio più o meno continuo di cementite. Sempre Fe3C sono, sempre tre atomi di ferro e un atomo di carbonio, ma la morfologia è completamente diversa e l'effetto sulle proprietà meccaniche macroscopiche è completamente diverso, cambiando appunto il nostro, la nostra lega, la nostra composizione chimica. Qui vediamo il processo di raffreddamento, formazione della nostra cementite, man mano che raffredda aumenta la frazione volumetrica, dopodiché, questo è chiaramente uno schema, alla temperatura elettrolitica si forma la perlite. Ora, quello che voglio dirvi è che, vorrei sottolineare, nel caso dell'acciaio ipoelettroidico e nel caso dell'acciaio iperelettroidico, ciò che si viene a trasformare rispettivamente in questo intervallo qui o in questo intervallo qui, cioè qui si viene a formare ferrite primaria o protettoidica, qua si viene a formare cementite secondaria, alla temperatura protettoidica a queste due fasi non succede niente. Quella che si trasforma in condizioni di protettoide è l'austenite che non si è trasformata prima, d'accordo? Quindi ancora una volta riepilogando, abbiamo che a seconda del tenore di carbonio nel nostro acciaio, se siamo ipoprotettoidici avremo ferrite protettoidica e perlite, se siamo tettoidici perlite, se siamo iprotettoidici abbiamo questi, diciamo, queste lamelle, queste aree piuttosto sottili di cementite secondaria immerse in una matrice di perlite. Qui vediamo ancora ulteriormente il nostro quadro complessivo con l'arresto corrispondente allo deltoide e con la trasformazione della nostra austenite in qualcos'altro. Quindi in realtà in un acciaio, dopo la solidificazione, raffreddando, quello che noi racconteremo sarà la trasformazione dell'austenite in qualcos'altro. Vi ripeto, attenzione, qui stiamo parlando di leghe binarie, mettendoci dentro altri elementi chimici ci può cambiare radicalmente tutto. In realtà il commento che ho fatto non è completissimo, perché? Perché in realtà c'è un problema relativo proprio a quella zona che abbiamo trascurato nel passaggio da un diagramma completo al diagramma semplificato. Se ricordate, in questo passaggio abbiamo tolto di mezzo la trasformazione peridettica e abbiamo tolto di mezzo la seppur piccola solubilità che il carbonio ha dentro la nostra ferrite. Ora, per la stragrande maggioranza dei casi, questa minima solubilità non ha alcun effetto sui nostri acciai. E infatti, praticamente, per tutti i commenti che abbiamo fatto adesso, siano essi ghise, siano essi acciai, sostanzialmente la microstruttura che ottengo al di sotto della temperatura elettroidica è la stessa, è invariante. Ma per un acciaio, come si dice, extra dolce, cioè con un tenore di carbonio inferiore allo 0,02%, la situazione può essere leggermente diversa, perché il commento può essere fatto abbastanza facilmente. Immaginiamo di trovarci a sinistra di questo tenore di carbonio di limite solubilità del carbonio 0,02%, 0,01%. Allora, noi entriamo qui dentro, l'austenite si trasforma in ferrite ed entriamo nel campo di stabilità della ferrite. Quindi in realtà abbiamo un acciaio che in questo intervallo di temperatura è completamente ferritico. Ma raffreddando a un certo punto, a causa della forte diminuzione di solubilità del carbonio all'interno della ferrite che passa da 0,02% a 727 gradi fino a 0% praticamente a temperatura ambiente, intersecheremo la solubilità, la limite solubilità del carbonio nella ferrite. Che succederà? Che dai grani di ferrite verrà espulso del carbonio a formare delle placchettine molto poche,
però nel caso di un extradolce evidenti, dicerettite terziaria, andranno a bordo grano, ce ne sono poche, tant'è che per tutti gli altri casi non ce ne accorgiamo, le vediamo solo negli extradolci dove appunto abbiamo l'assenza completa di tutte le altre cementiti, primaria, secondaria, lutettica, lutettoidica, ma abbiamo solo questa. Quindi in realtà la cementite terziaria, che è quella cementite che si forma a seguito della scarsa solubilità del carbonio nella ferrite, è una cementite visibile solo negli acciai extradolci, quelli a bassissimo livello di carbonio, ma è sempre presente anche in tutti quanti gli altri. Ora, quello che vorrei sottolineare, cos'è, usando questo diagramma qui? Avevamo lasciato appeso le ghise, vi ricordate? Siamo rimasti appesi qui sopra. Ma in realtà il commento è abbastanza automatico a questo punto, perché a prescindere che noi abbiamo a che fare con una ghisa che solidifichi secondo il diagramma metastabile o secondo il diagramma stabile, noi abbiamo delle miscele, secondo il diagramma metastabile austenite cementite, secondo il diagramma stabile austenite carbonio grafitico. Ora, per la maggior parte dei casi, vabbè, sempre la grafite è stabile, non si trasforma in nient'altro. La cementita F3C si può trasformare in ferro più carbonio grafitico, è un processo detto di grafitizzazione, ma avviene per permanenza ad alta temperatura molto molto lunghe. Ora, quindi, in realtà noi con una ghisa al di sotto della temperatura autentica ci troviamo a che fare sempre come fase, diciamo, metastabile che può trasformarsi solo l'austenite. Quindi, per esempio, prendiamo il caso, ci troviamo nel caso di una ghisa ipotetica, sotto l'autentico. Questa è composta da austenite primaria e una miscela di ledeburite. Lo vediamo qua. Bene, raffreddando, la concentrazione di carbonio nell'austenite seguirà la curva ACM, la concentrazione di carbonio nella cementite sarà sempre in verticale. Ora quindi, raffreddando, il carbonio nell'austenite, sia essa l'austenite delle dendriti primarie, sia essa l'austenite contenuta nelle pallette di austenite nella deburite, butteranno fuori carbonio, perché seguiranno questo andamento, formando altra cementite. Fino a che non arriverà alla temperatura ipotetica a 0,77%, e si trasformerà in perlite. Se andiamo a guardare questa micrografia qui in basso a sinistra, infatti, qui noi non abbiamo più la situazione che c'era qui, perché questa qua è stata fatta a temperatura ambiente. Le particelle bianche sono cementite, le particelle grigette in realtà sono austenite trasformata, cioè perlite. Se andiamo a fare uno zoom, osserveremo tante lamellette qui, quindi in realtà osserveremo qua, qui, in questa zona tutte grigette, in realtà sono lamelle di perlite. Cioè, a temperatura ambiente, l'austenite, che non è binaria ferro-carbonio, verrà a trasformarsi in perlite, dopo aver buttato fuori del carbonio a causa della diminuzione di solubilità secondo la curva ACM. Stesso discorso in quest'altro caso, dove però in quest'altro caso l'austenite presente è solo quella della lideburite, che butterà fuori ulteriormente carbonio a formare appunto altra cementite. In quest'altro caso vediamo invece, per esempio qua, questa zona grigetta qui, che non è la grafite, è tutta perlite in questo caso. Oppure qui vediamo la struttura in parte ferritica, in parte perlitica. Noi abbiamo, questo perché c'è degli elementi chimici che ci spostano poi i punti di trasformazione, ovvero andando al di sotto della temperatura autentica, dove era valida questa situazione, lamelle di grafite immerse nella matrice di austenite, alla grafite non succede più niente, perché quella è stabile. All'austenite avremo l'abbassamento del tenore di carbonio man mano che abbasso la temperatura secondo la curva ACM, formazione di altra grafite, finché questa austenite non diventerà eutettoidica, a quella temperatura formerà contemporaneamente lamelle di ferrite e cementite, cioè perlite. D'accordo? Ulteriormente raffreddando, qualunque sia il tenore di carbonio, sia che ci troviamo qui, che ci troviamo qui, o che ci troviamo qui in qualsiasi condizione, in realtà al di sotto dell'odettoide noi abbiamo sempre valida questa diminuzione di
concentrazione di carbonio nella cementite, nella ferrite, scusatemi. Ma non osserviamo nulla perché la quantità di cementite si viene a formare è trascurabile. La vediamo questa cementite solo quando abbiamo a che fare con un acciaio extra dolce, dove avremo queste piccolissime particelle di cementite presenti all'interno del nostro acciaio. Quindi, focalizzandoci sulla cementite, possiamo classificare la cementite F3C secondo 5 differenti cementite. Non si distinguono in base alla composizione chimica, sempre F3C sono, ma si distinguono in base alla morfologia, ovvero cementite primaria, quella che si ottiene direttamente dal liquido, chiaramente l'avremo solamente nelle ghise bianche iperotettiche. Cementite ledeburitica, quella che si forma quando il liquido arriva ad avere una concentrazione eotettica. Potrebbe essere da una ghisa ipotettica, una ghisa eotettica o da una ghisa iperotettica. È quella cementite che forma la matrice della ledeburite. Cementite secondaria è quella che si forma a causa della diminuzione della solubilità del carbonio all'interno della nostra austenite, va a formare questi guscettini intorno all'austenite che si è in qualche modo formata, sia essa un acciaio ma sia essa anche una ghisa. Cementite eudettoitica, quella che sta dentro la perlite sotto forma di lamelle molto sottili, e infine cementite terziaria, che si forma a causa della diminuzione di solubilità del carbonio all'interno della ferrite. Qua vediamo un quadro un po' più complessivo della variazione della microstruttura a seguito di un aumento graduale della concentrazione di carbonio. Vediamo appunto le varie situazioni che possono offrirsi. Cambiando il carbonio, quindi, attenzione, cambia il comportamento meccanico macroscopico, poi andremo a vedere come cambia, non soltanto perché questo carbonio ci cambia per esempio la sua solubilità nella nostra riga, ma perché cambiano le fasi e i costituenti strutturali presenti nella nostra riga e cambiano le loro frazioni volumetriche. Abbiamo accennato varie volte al discorso proprietà meccaniche macroscopiche, perché poi appunto la metodologia è tanto bella, ma gli aspetti relativi all'influenza del comportamento meccanico sono fondamentali. Bene, vediamo per esempio in basso a sinistra che succede cambiando il tenore di carbonio. Aumentando il tenore di carbonio, R con S ed R con M aumentano, l'allungamento percentuale della rottura diminuisce. È una cosa buona? È una cosa cattiva? Ma dipende cosa dovete fare. Se aumenta il tenore di carbonio in una curva resilienza-temperatura, dove la temperatura è quella di prova, vediamo che la transizione di tutti le fragili si sposta verso temperature più alte e il valore massimo di resilienza diminuisce. In pratica, mettendo insieme questi due diagrammi, vediamo che aumentando il tenore di carbonio riesco ad aumentare la resistenza a trazione, ma mi diminuisce la duttilità, mi diminuisce la resilienza del nostro acciaio. Sicuramente sono importanti dal punto di vista morfologico le frazioni in peso e la distribuzione e ripartizione di ogni fase, ma poi appunto dei parametri morfologici quantitativi, nel caso della ferrite le dimensioni del grano, nel caso della perlite lo spazio interlamellare. Vediamo per esempio nel caso della dimensione del grano ferritico D piccolo cosa succede se questo è più grande. Vedete qui in basso a sinistra osserviamo che se questa è una curva di trazione di una grana abbastanza fine, aumentando la dimensione del grano cristallino avremo un abbassamento di R con S o R con M e un aumento all'aumento del centro della rottura. Lo vediamo ancora più importante nella terza curva in basso. Di conseguenza ancora abbiamo che l'aumento della grana cristallina nella curva resilienza-temperatura ci dà un spostamento verso destra delle curve di transizione, del temperatura di transizione e un abbassamento della resilienza. Per molti acciai di tipo ferrito perlitico, che poi sono quelli con cui voi spesso avete a che fare durante la vostra vita professionale, vediamo che l'influenza dei vari elementi chimici influenza fortemente l'esistenza dei vari domini ferritico, perlitico, cementitico, eccetera, come ho visto la volta scorsa, e sono disponibili delle reazioni empiriche che, basandosi sulla composizione chimica, vi danno almeno approssimativamente il valore, per esempio, di AC con 1,
però sono reazioni empiriche senza alcuna valenza diciamo scientifica dietro, quindi semplicemente sono delle collezioni di risultati sperimentali da cui si ricavano delle curve interpolanti, nulla di più. Oppure ancora sono disponibili delle relazioni, sempre anche queste empiriche, che vi legano la resistenza a trazione con la composizione chimica e in qualche caso con qualche valore, per esempio in questo caso il valore delle dimensioni del problema di trazione. Si tratta di relazioni assolutamente empiriche che possono essere utili come prima approssimazione di un comportamento meccanico, ma chiaramente non potrete mai progettare con queste relazioni.